Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Quattro Chiacchiere Subacquee. Siamo alla puntata numero 49, quindi siamo già oltre che maggiorenni, ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la puntata numero 50 della nostra trasmissione. Questa sera abbiamo una serie di ospiti, vado prima di tutto a chiamare uno dei miei compagni d'avventura, Valerio Venturoli. Buonasera Valerio! Buonasera a tutti, buonasera Gianluca. Eccoti Valerio, allora questa sera abbiamo ospite della nostra trasmissione gli amici di Diabete Sommerso, che è una onlus con sede a Milano, ma è diffusa in tutta Italia e tutti i partecipanti a questa onlus sono disseminati in tutto il territorio nazionale. La prima persona che vado a chiamare è il presidente della nostra onlus Diabete Sommerso, che si chiama Valentina. Buonasera Valentina. Ciao, buonasera Gianluca, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora Valentina, grazie a voi di essere intervenuti, siamo tantissimi questa sera, vado a chiamare anche il vostro presidente del comitato scientifico Gianni o Giovanni, che dir si voglia, che aveva qualche piccolo problema di linea, vediamo se è stato nel frattempo risolto. No, non ancora, allora intanto chiamo Andrea, che è il vostro istruttore, nonché presidente del comitato tecnico di Diabete Sommerso. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera e grazie per l'invito. Poi abbiamo per la serie A volte ritornano, anche da Favignana, Ivano Roberi. Buonasera Ivano, che sorpresa! Ciao ragazzi, spettacolo vedervi tutti insieme, che spettacolo che siete! Beh vabbè, Ivano, ascolta, qui abbiamo il gota di Diabete Sommerso, in attesa che si colleghi il responsabile del comitato scientifico, posso anche far entrare un secondo in trasmissione, Gianni Marchesini, vediamo se lo trovo. Gianni, ci sei? Riusciamo a rubarti qualche secondo di collegamento? Vediamo se Gianni arriva. Nel frattempo io vi condivido quella che è la copertina della nostra trasmissione. Buonasera Gianni. Buonasera a tutti e grazie di essere qui anche questa sera e grazie a tutti i partecipanti. E che dire, divertiamoci. Qui siamo tanta roba, Gianni, questa sera. Allora, Valentina, ho messo il vostro logo per partire, per cominciare, perché Diabete Sommerso è una onlus che tra l'altro proprio oggi compie 10 anni, correggimi se sbaglio, quindi è 10 anni che questa onlus funziona, lavora. Di cosa si occupa l'associazione Diabete Sommerso? Allora, guarda, l'associazione fa oggi il compleanno dei 10 anni, nel senso che oggi, 10 anni fa, è stata proprio fondata. Però il progetto è nato molto prima, perché il progetto è nato nel 2004 a Milano. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di subacquea per persone che hanno il diabete insulino dipendente. Quindi, poi magari non sono io la persona giusta per parlare di diabete, però il diabete di tipo 1 è quello che colpisce dai bambini, insomma, fino agli adulti. Ecco. E fino a qualche anno fa la subacquea era vietata per le persone con il diabete, vietata. Quello che abbiamo fatto in questi anni è stato aprire le strade alla subacquea per le persone con il diabete attraverso un protocollo di sicurezza e cerchiamo insomma di diffondere questa cultura. Bene, allora, l'associazione quindi è nata per cercare di ovviare a una problematica legata principalmente all'immersione dei soggetti colpiti da diabete. Mi raccontavi nella nostra telefonata introduttiva della trasmissione che ci sono due tipi di diabete, no? E che voi vi eravate focalizzate un pochino sul tipo di diabete, chiamiamolo così, più serio, anche se non so se mi puoi passare questo tipo di parola. Perché c'era una problematica legata a quella che è l'immersione dei diabetici? Perché ci sono dei rischi che sopravvengono nel momento in cui ci sono questo tipo di immersioni? Io volevo fare questa domanda a Gianni, al vostro responsabile tecnico-scientifico, però vedo che fa una fatica tremenda a collegarsi. Puoi darmi tu qualche informazione in questo senso o Andrea? Provo a rispondere io, ma magari poi Andrea mi viene in soccorso. Va bene. Allora, noi ci rivolgiamo alle persone che, detto proprio banalmente, fanno insulina. Quindi
prendono insulina dall'esterno perché non la si produce più o per qualsiasi altro problema. Il problema più grosso qual è? Che l'eccesso di insulina può provocare ipoglicemia e l'ipoglicemia sott'acqua potrebbe avere delle conseguenze veramente molto gravi, veramente molto pesanti. E quindi cosa facciamo? Quello che è l'essenza della nostra organizzazione è quello di insegnare alle persone a evitare che questi problemi possano succedere. Ok, vediamo se siamo riusciti a collegarci con Gianni. Gianni, ci senti? No, Gianni non ci sente. Prova non magari, c'è. Gianni, a scollegare la videocamera, vediamo se riusciamo a sentirti almeno in voce. Intanto io proseguo perché... Ora ti sentiamo, Gianni. Sì, sì. Io purtroppo si sente veramente male. Lo sappiamo, Gianni, però devi provare a collegare la telecamera, Gianni, perché sennò ti sentiamo proprio a scatto. Oh, non riusciamo ad andare direttamente. Tina stava parlando di glicemia. Allora, proviamo a coinvolgere Andrea. Andrea, allora, ci sono dei problemi che possono avvenire sott'acqua a una persona affetta da diabete mentre fa immersioni. Che genere di problematiche ci possono essere per questo tipo di immersioni? Allora, diciamo che nel momento in cui io mi pongo di fronte alla formazione di una persona con diabete, vedo dei problemi e delle opportunità. Il problema... è quello che, come dire, ci ha descritto Valentina, è l'ipoglicemia. Questo è fuori discussione ed è sostanzialmente il motivo per cui per anni, come ci ha anticipato Vale, questa pratica sportiva era vietata, semplicemente perché con l'ipoglicemia, diciamo che la banalizzo un po', come dire, rendo fruibili alcuni concetti, se vogliamo, un po' più complicati, piano piano la coordinazione, alcune piccole parti di cervello si spengono, quindi la coordinazione, la padronanza di sé, eccetera, fino al momento più grave in cui si perde coscienza. Tutti noi avremmo sperimentato quell'annebbiamento da ipoglicemia, ad esempio quando magari qualcuno tendiamo a essere più irascibili, ad esempio quando siamo a digiuno da un po'. Ecco, immaginate quella cosa spinta molto più avanti, e questo è il problema è evitare che la persona con diabete vada incontro all'ipoglicemia, perché sott'acqua non si possono fare controlli, quindi non mi posso controllare la glicemia, o quantomeno non come lo potrei fare in superficie, e non posso effettuare delle correzioni, cioè se io sto andando in ipoglicemia assumo zuccheri e quindi mantengo quel bilanciamento tra valori glicemici e insulina. E questo ovviamente non lo posso fare, quindi tutta la parte di training che fa non tanto l'istruttore quanto l'associazione con i formatori è proprio imparare a gestire un trend, un andamento glicemico. Noi utilizzavamo la parola trend prima che divenisse una delle parole più abusate del 2020, però a gestire questo trend in modo da essere ragionevolmente certi di quello che accadrà nel mio equilibrio glicemico nell'ora che segue l'inizio dell'immersione. E questo, come dire, abbiamo verificato che un protocollo di immersione che funziona, noi lo chiamiamo il protocollo diabete sommerso, in verità è un protocollo che noi abbiamo ereditato, ha portato alcune modifiche, migliorie ci piace dire, e lo abbiamo ereditato dal Nord America, è stato sviluppato in Nord America, validato già in Nord America, abbiamo portato avanti uno studio di validazione di questo protocollo anche in Europa, in Italia, abbiamo all'attivo 1000 immersioni registrate e validate, per cui che è, insomma, confidiamoci, una volta pubblicate su una rivista scientifica, ci permetteranno di dimostrare che questa pratica è sicura. Un conto è averne la contezza, e un conto è
dimostrarlo e dimostrare scientificamente che non si può chiudere la porta della subacquea in faccia a uno solo perché ha il diabete. E questa era la parte relativa al problema. D'altra parte, io faccio questa cosa da più di 10 anni perché ho visto una grande opportunità. Il bello di formare, e qui parlo da istruttore subacqueo, una persona con diabete all'immersione sta proprio in questo. Sta nel fatto che giunge a me una persona estremamente motivata, determinata, e questo è un grande privilegio, rende l'insegnamento molto più facile, molto più agevole e più entusiasmante. Immaginatevi di giungere finalmente a qualcuno che dopo tanti non puoi, sì, ok, aspettavamo solo te. E questo è estremamente, umanamente, devo dire, anche molto, molto appagante. Molto appagante. Allora, vediamo intanto se riusciamo a sentire Giovanni. Giovanni, ci senti? Riesci a parlare? Abbiamo problemi col collegamento di Giovanni stasera. Non riusciamo a farlo entrare in trasmissione con noi. Mi sentite? Ora ti sentiamo, Giovanni. Volevo farti una domanda. Praticamente, ci puoi raccontare come fare a prevenire le problematiche relative all'immersione di un soggetto diabetico? Sì. Vediamo se così riesco. Mi vedete? Ti vediamo e ti sentiamo intanto. No, perché mi sono spostato, mi sono avvicinato al router del Wi-Fi. Allora, diciamo che questo è proprio quello che noi facciamo come diabete sommerso, cioè consentire alla persona col diabete di immergersi in sicurezza, evitando tutti questi problemi che ci possono essere. E come si fa? Si fa innanzitutto con questo famoso protocollo. Quando ne parlo io dico sempre, mi sembra di parlare di un romanzo del dopoguerra, delle spie, eccetera. Allora, protocollo si intende che è una procedura di controllo delle glicemie, misurandole a tempi definiti, prima dell'immersione, subito dopo l'immersione, e in base ai risultati portare eventualmente delle correzioni in maniera da essere sicuri di poter immergersi senza che ci sia un rischio di abbassamento della glicemia fino a valori che possono essere pericolosi. Ma non è solo questo, è anche, diciamo, tutta la preparazione nei giorni precedenti, nel giorno stesso dell'immersione, che riguardano anche l'alimentazione, quindi un aumento dell'apporto di zuccheri, di carboidrati, e o una diminuzione relativa dell'insulina. In questo modo quindi si riesce ad avere delle glicemie che anche se durante l'immersione tendono a scendere, però non raggiungono dei valori preoccupanti. E poi c'è tutto un discorso proprio di quella che si chiama proprio tecnicamente educazione alla cura del diabete, perché il diabete, forse prima purtroppo non riuscivo a collegarmi, però ho sentito Valentina che già diceva qualcosa, è una cosa importantissima per la cura del diabete, è questo concetto dell'educazione. Siccome la persona che ha il diabete deve imparare a regolarsi la terapia, l'insulina, in base all'attività che fa, perché il muscolo consuma glucosio, quindi se si fa attività fisica la glicemia tende a scendere, se si fa anche l'insulina, quindi bisognerà adeguare la dose di insulina, diminuirla se si fa più attività, oppure aumentarla se si mangiano più zuccheri, e quindi questo bisogna impararlo. E quello che facciamo noi durante il corso è proprio questo, perché dopo ogni immersione si fa il debriefing delle glicemie, cioè tutti insieme si vede come sono andate le glicemie in base alle correzioni che sono state fatte, e quindi anche in base agli errori si impara proprio sul campo. Questa è una cosa importantissima, perché da una parte aumenta la sicurezza appunto nelle immersioni, dall'altra proprio un effetto terapeutico, perché la persona con il diabete impara a gestirsi, diciamo noi, le glicemie.
Benissimo, allora intanto ti presento perché abbiamo avuto un po' di problematiche relative ai collegamenti. Lui è Giovanni ed è il presidente del Comitato Scientifico di Diabete Sommerso, quindi benvenuto in trasmissione Giovanni o Gianni, grazie, come ami chiamare. Volevo coinvolgere Valerio che è il nostro uomo di campo per quanto riguarda CMAS-DC, perché lui avendo comunque un'attività oltre trentennale nella zona di Bologna che si dedica all'attività di subacquea e di commercializzazione di articoli per la subacquea. Volevo chiederti, Valerio, se tu hai avuto modo di avere a che fare con dei subacquei che volevano intraprendere questa strada quando ancora sembrava che non si potesse per i soggetti diabetici, e poi se hai avuto eventualmente dei riscontri nel momento in cui si è capito che si poteva andare sott'acqua anche con questo tipo di patologia. Sì, premetto che noi feci tantissimo tempo fa una giornata anche su questo tema, grazie all'allora Divers for Africa, che era un'organizzazione ONLUS, e facemmo una serata in relazione anche a questa cosa. Adesso non so se. Comunque no, io ho avuto dei clienti che avevano questo problema rispetto al diabete. E in effetti l'indicazione che diedi, conoscendo questa organizzazione, gliela diedi. Adesso ultimamente non più di tanto, anche se purtroppo siamo fermi già da tantissimo tempo, però conoscevo già questa realtà. Ecco. Bene, allora adesso volevo coinvolgere di nuovo Andrea, però prima volevo salutare anche Ivano, che non è che si è collegato per vedere la trasmissione da un punto migliore di quella che può essere la trasmissione vista su Facebook. Nel senso che Ivano buca il teleschermo e quindi ci voleva, perché se vogliamo no, io mi voglio tenere sotto controllo. Sotto controllo, cioè, perché è colui che ci ha messo in contatto con l'associazione. Ma mi pare, Ivano, che da te sia proprio venuta l'associazione Diabete Sommerso a fare delle vacanze, quindi dei gruppi che hai avuto la fortuna di poter portare sott'acqua e quindi di essere comunque a contatto con questa realtà. Ce le vuoi brevemente raccontare magari qualche piccolo aneddoto, qualcosa che ti ha incuriosito di questa opportunità che hai avuto? Beh, loro sono, li ho conosciuti appunto perché sono venuti, hanno scelto Favignana per portare dei gruppi. Devo dire, si sono sempre mossi con dei numeri anche belli impegnativi, ed ero soprattutto la prima volta un po' scettico, dico come faranno mai a gestire tutta sta gente. Poi ero tuttora abbastanza ignorante sul discorso diabete, e quindi all'inizio ero abbastanza perplesso. Poi in realtà mi sono reso conto che tutti questi ragazzotti qua erano straordinariamente capaci e hanno messo insieme questi gruppi di persone spaesate che guardavano il mare con occhi di ma dove siamo finiti, ma siamo sicuri? E Andrea, che è un istruttore pazzesco, perché insegna in un modo molto, molto personale, molto militare, devo dire, e a seguire le sue lezioni sono certamente le lezioni di tecnica subacquea, quindi più o meno le cose che sappiamo e che raccontiamo tutti, però il suo modo di approcciare con queste persone, che in effetti poi non hanno niente di particolare se non che si devono fare delle punturine ogni tanto, cioè, per il resto sono esattamente spesso meglio di quelli che le punturine non se le fanno, ecco. Beh, tra l'altro, Ivano, siamo in un momento dove le punturine prima o poi ce le faremo tutti, quindi in realtà siamo andati più noi verso di loro che non loro verso di noi, se stiamo a vedere. Esatto. E poi devo dire l'aspetto tecnico che gli istruttori insegnano è decisamente importante, più che non nelle situazioni normali, perché in effetti poter utilizzare le tecniche giuste per non affaticarsi, per sfruttare al meglio le proprie capacità respiratorie senza doversi sforzare, ha ancora più importanza che non nelle lezioni classiche. E quindi devo dire che loro sono veramente molto, molto in gamba da questo punto di vista.
Bene, mi hai fatto un bellissimo cross per la prossima domanda, anche se non ci eravamo messi d'accordo, perché volevo chiedere ad Andrea cosa deve sapere un istruttore o una guida che si trova nel gruppo una persona diabetica o insulino dipendente. Nel frattempo io faccio vedere un bellissimo filmato che proprio Andrea mi ha mandato su un evento fatto, credo, lo scorso anno. Andrea, correggimi se sbaglio. Sì, confermo. Cosa deve sapere un istruttore, Andrea, nel momento in cui si trova nel gruppo una persona con queste problematiche? Allora, ovviamente è una persona che avrà, come dire, un compagno di immersione e quindi come subacqueo autonomo sarà comunque assolutamente legato al suo compagno di immersione e non alla guida. Poi, come dire, questo a livello anche di dove essere. Poi sappiamo benissimo come funziona, insomma, le guide hanno spesso dei ruoli di accompagnamento e di supporto anche in termini abbastanza estesi del gruppo, quindi noi raccomandiamo che comunque l'istruttore o la guida che accompagna una persona con diabete sia quantomeno edotto della situazione e possibilmente anche formato se non dalla nostra associazione, quantomeno insomma conosca il protocollo di immersione. Questo è particolarmente importante perché ci sono alcuni segnali, ad esempio, che sono stati introdotti internazionalmente per il subacqueo con diabete che vanno conosciuti e alcune procedure di sicurezza che vanno appunto conosciute e condivise. Poi il segnale magari ve lo farò vedere successivamente quando termina il filmato, ma in estrema sintesi il subacqueo che ha un problema di ipoglicemia deve poterlo segnalare al gruppo. Quindi in tal caso utilizziamo questo tipo di segnale che è il segnale L, cioè low, sono basso, di glicemia. In tal caso si chiude l'immersione e lo si fa, come dire, non è una risalita incontrollata, è una risalita ovviamente di una situazione di emergenza, ma che va gestita con il sistema di coppia, si raggiunge la superficie, si stabilisce l'assetto positivo e si assumono dei carboidrati semplici a rapido assorbimento che vanno sempre portati nella tasca del GAV. Questa è un'altra parte del protocollo imprescindibile. Quindi la persona con diabete ha sempre nella tasca del GAV, non so se avete presente, quei gel di glucosio che ovviamente insomma sono liquidi, non risentono della pressione e possono essere strappati, ingeriti e sono a rapidissimo assorbimento. E sì, questo... tra l'altro dovrebbe esserci una foto che poi possiamo andare a cercare di una ragazzina che proprio in superficie, credo prima o dopo l'immersione, si alimentava oppure prendeva comunque energie da questo tipo di bustine. Dopo magari la recuperiamo, dopo che abbiamo visto il filmato. Volevo coinvolgere Valentina che l'abbiamo fatta parlare solo all'inizio, lei ci ha messo il cappellino, ha detto che sono 10 anni dell'associazione. Valentina, volevo chiederti, io sono un istruttore, Valeria è un istruttore, vogliamo avere delle informazioni e acquisire delle competenze per poter portare sott'acqua dei subacquei diabetici. Cosa dobbiamo fare? Allora, guarda, l'associazione è sempre disponibile per questo tipo di sostegno, di aiuto, sia per gli istruttori, ma mi viene da dire anche per le persone con diabete. In particolare facciamo in genere una volta ogni anno, anno e mezzo, anche un corso, anche due, poi quest'anno è stato un po' diverso, insomma. Facciamo dei corsi proprio per istruttori, nei quali appunto raccontiamo tutto quello che serve, insomma, per un istruttore, per avere nel gruppo o addirittura per formare una persona col diabete. Abbiamo intenzione, peraltro, adesso non abbiamo ancora fissato le date, ma dovrebbero essere a breve, di fare un corso online per gli istruttori.
Ok, perfetto. Quindi diciamo che i famosi contatti che abbiamo messo possono servire anche per proprio per chiedere informazioni in questo senso. Quindi l'informazione diabetesommerso@gmail.com oppure il vostro sito internet www.diabetesommerso.org. Quindi esatto. Questi sono i canali ufficiali con cui poter eventualmente chiedere delle informazioni anche per quanto riguarda questo tipo di corsi che si possono tenere per professionisti anche per guide, no? Che vogliano fare questo tipo, certo. Questo tipo di percorso. Ma anche per buddy. E se ci si iscrive alla newsletter o ai nostri canali social, comunque gli aggiornamenti ci sono, quindi è un altro modo per poter avere informazioni. Allora, quanto costano questi corsi? Io lo so già, perché me l'ha suggerito Andrea. Noi siamo una onlus, non abbiamo scopo di lucro, i corsi sono gratuiti. Quindi sono gratis, i corsi sono gratis, certo. Veramente, ma sono gratis davvero, non è che poi vi fanno pagare l'accendimento come fanno quelli che vendono il primo corso gratis e poi la legge si paga. Quindi se volete aumentare quella che è la vostra conoscenza per portare comunque sott'acqua una categoria di subacquei assolutamente normali, con nessun altro tipo di problematica se non quello di controllare alcuni valori, credo che sia un'opportunità grandissima questa di poter contattare gli amici di Diabete Sommerso per fare comunque un incontro con loro, magari anche online, no? In questo periodo vanno tanto di moda questi incontri online, si possono fare, quindi possiamo tranquillamente dire a tutte le nostre scuole CDC che se vogliono avere informazioni o creare qualcosa per i loro istruttori, voi siete completamente a disposizione, correggetemi se sbaglio. Assolutamente benvenuti. Bene. Valerio, volevi fare tu qualche domanda a loro? Magari non coinvolgere Ivano, perché sennò ci attacca una delle sue pezze da Favignana, non andiamo a casa più. Cioè, Ivano lo coinvolgiamo alla fine. Cioè, scusa, guarda che distruggo, come ho creato distruggo. Allora, fai fare una domanda a Ivano, che è lì che freme di entrare No, io volevo sentire un po' di notizie tecniche da Giovanni. La domanda, vedi che dice no, poi ce l'ha la domanda, vedi che è lì, perché lui è così. Allora, io vorrei sapere se è stato risolto il problema delle certificazioni mediche per i subacquei che fanno i corsi, comunque che vengono a fare immersione. Sì, allora, noi il certificato... quando facciamo il corso Open Water facciamo contemporaneamente, come ho detto prima, la formazione anche dal punto di vista del diabete, cioè le persone imparano sul campo oltre che dargli degli approfondimenti teorici, non tanto che cos'è il diabete, ma come appunto gestire in condizioni particolari come quelli delle immersioni, eccetera. Quindi noi alla fine del corso diamo praticamente insieme al brevetto anche una certificazione, per così dire, che chi ha seguito il corso ha imparato a gestire il diabete diciamo nell'ambito della subacquea. C'è poi il problema diciamo l'idoneità a partecipare al corso per conseguire il brevetto. Allora, da questo punto di vista, noi richiediamo di solito un certificato del medico sportivo di diciamo idoneità all'attività subacquea e poi anche un certificato del diabetologo che certifichi che il diabete è diciamo in uno stato di compenso, come si dice, ossia che non sia curato abbastanza bene e che non abbia soprattutto delle complicanze croniche. Cioè, le complicanze sono quelle che possono venire dopo un certo numero di anni se il diabete non è stato ben curato. Alcune di queste complicanze ovviamente controindicano l'attività subacquea. Quindi una volta che diciamo il candidato al certificato del diabetologo che dice che è curato abbastanza bene e al certificato del medico sportivo che attesta l'idoneità alla pratica sportiva, ossia che non ci siano altre controindicazioni dal punto di vista medico, può fare il corso e poi avere anche il nostro certificato diciamo che ha raggiunto una competenza anche nella gestione del diabete.
Non so se ho capito la... Ottimo. Ho chiarito abbastanza, allora, sì. Prima Valentina, tu ci hai parlato di come un istruttore può avere informazioni relative a portare in acqua, relative a cosa fare su come portare in acqua una persona affetta da diabete. Ma se invece è una persona che ha il diabete e vuole andare sott'acqua, voi siete in grado di prenderla per mano e di portarla a vivere questa meravigliosa avventura? Assolutamente, anzi... Abbiamo giusto in programma per il mese di giugno, la fine del mese di giugno, dal 20 al 27, un campo Aspetta scuola. Che hai fatto un'imboscata, devo recuperare il volantino. Perché dovevo andare in fondo, adesso lo recupero. Aspetta che ci metto in fondo e te lo recupero. Perché qua è tutto in diretta, perché la gente pensa che noi siamo in registrata, ma in realtà stiamo andando tutto quanto in diretta, quindi dobbiamo per forza di cose essere organizzatissimi da questo punto di vista. Eccolo qua, il volantino l'ho recuperato, adesso lo metto immediatamente online e siamo a posto. Allora, annulla qua, share. Vai, comincia a parlare che okay. Ti arriva il volantino, eccolo qua. Ok, dicevo che dal 20 al 27 di giugno faremo questo corso e lo teniamo nelle Marche tra Sirolo e Numana, in cui durante una settimana, oltre al brevetto di SUB, si può ottenere anche il brevetto di gestione delle glicemie in acqua, del quale parlava prima Gianni. Quindi chi vuole può prendere informazioni, chiama me, chiama Andrea, scrive all'associazione. Al momento abbiamo ancora qualche posto disponibile, quindi benvenuto. Potrebbe essere quindi una buona cosa per chi volesse approcciarsi a questo tipo di immersioni. Allora, Valerio, vorrei coinvolgere anche te, perché tu sei stato, per quanto riguarda CDC, come ci hai accennato all'inizio della trasmissione, in contatto con questo tipo di problematica. Visto che sicuramente in negozio ne avrai viste di tutti i colori, non solo per quanto riguarda il diabete, perché con un negozio di subacquea potresti probabilmente scrivere un libro, volevo chiederti quali sono le paure che hai riscontrato verso le persone con un qualsiasi tipo di problematica che secondo loro gli poteva precludere l'attività subacquea, quando invece sappiamo benissimo che non è assolutamente così, nel senso che quasi tutti possono andare sott'acqua con le dovute precauzioni. Quali sono le precauzioni? Quali sono le problematiche che ti hanno detto, ti hanno fatto capire che li frenavano un pochino in quella che potrebbe essere l'attività subacquea? Magari scopriamo che sono le stesse che poi dicono a Valentina, ad Andrea e a Giovanni nel momento in cui vogliono fare subacquea come diabetici, no? Il problema più grosso delle problematiche, cioè il sentirsi dire tu non puoi andare in acqua è dato dal fatto di gente che, da medici che non hanno esperienze dal punto di vista subacqueo e di problematiche che ci sono in acqua. Cioè, se vai dal tuo medico e dici ho il diabete, vorrei andare in acqua, questo ti dice no perché è pericoloso. Se vai dal tuo medico o da un otorino e hai un problema a un timpano, ti dice tu non puoi andare in acqua, però se vai da un otorino che sia anche semplicemente un subacqueo, quello ti dà il sistema per andare in acqua. Quindi è sempre questa cosa, cioè non hai mai un riscontro del potere andare a fare delle cose finché non trovi però il canale giusto di gente esperta che sappia della problematica, e poi penso che si risolva tutto. Mi confermate che è la stessa cosa più o meno che capita a voi, ragazzi? Giusto, giusto quello che ha detto Valerio. Sì. Va bene. Allora, noi siamo arrivati a 34 minuti, che è un'eternità per la nostra trasmissione, che dovrebbe durare un quarto d'ora, ma siamo abbastanza abituati. Allora, io devo fare una cosa, però. Devo fare una domanda ai ragazzi qua. Vai, Valerio. Vi racconto che cosa, com'è il mio rapporto col diabete. Io non sono diabetico, però... ho un livello di glicemia tutte le volte che mi fai gli esami, è un po' alto, e poi sono di famiglia, e poi. Dovete sapere che 3 mesi fa, sul resto del Carlino a Bologna, e cercasi
persone disposte ad entrare in un programma di sperimentazione di un farmaco contro il diabete. Si ricercano persone vecchie, ci sono, con un indice abbastanza alto di glicemia. Ci sono. Che abbia avuto un infarto o un problema cardiaco, però superato, infatti sono qua. Beh, mia moglie cosa ha fatto? Ha scritto, ce l'ho! Ha detto, ce l'ho e adesso io sono dentro un programma, il quantitativo che mi danno è la semaglutide. Beh, la semaglutide è già provato per la cura del diabete. Sì, però hai capito, sto facendo la cavia, Gianni, cioè, sono una cavia umana, lo vogliono provare se porta degli ulteriori benefici in persone che, oltre al diabete, hanno avuto anche un problema al cuore, perché per la cura del diabete è già provato come farlo. E in più hanno avuto anche la pensata di mettermi a dieta. Quindi, come dicevate prima, cioè io non riesco a stabilire una crisi ipoglicemica con la fame e quindi non riesco più a capire che cosa mi capita se dovessi se prendi solo la semaglutide non c'è pericolo di ipoglicemia. Allora però è la dieta che mi hanno detto di fare che è quella che mi ammazza, cioè quindi se mangi poco non ci vai. Ma il problema è che se loro avessero il tuo collegamento, questo era il mio rapporto a queste cose. Il problema è che se loro avessero il tuo collegamento di Facebook e vedessero la foto che hai pubblicato l'altro giorno della tua cantina con 30 coppe appese a stagionare, non ti crederebbero mai, cioè non è assolutamente credibile. Quindi da questo punto di vista non ce l'ho più, davvero, giuro. Va bene. Allora, io vorrei farvi salutare da Valerio, che ci ricorda rapidissimamente gli appuntamenti social di CMAS DC, perché mi piacerebbe far entrare un minuto anche per fare un saluto Gianni Marchesini in trasmissione, perché siamo limitati a 6 ospiti, quindi nel congedare Valerio che vi saluta e ci ricorda gli appuntamenti social, poi facciamo entrare Gianni, così salutiamo anche lui. Vai Valerio. Ricordo a tutti questo appuntamento di lunedì sera alle 18:30, 4 chiacchiere subacquee. In replica le puntate, non questa, ma tutti i mercoledì le puntate precedenti, sempre alle 18:30 sulla pagina Facebook di CMAS Diving Center Italia. Grazie a tutti, è stato molto bello come incontro e vi segnalerò che tutte le vostre iniziative, se ce le darete, le metteremo anche noi direttamente sul nostro sito, sulle nostre pagine Facebook. Grazie, ciao a tutti. Va bene, grazie mille Valerio. Allora facciamo entrare Gianni Marchesini, lo vado a prendere subito, eccolo qua. Gianni, buonasera, tu ci ascoltavi in remoto ma hai sentito tutto, eh? Sì che ho sentito tutto e mi ha fatto anche molto piacere ascoltare tutto, cose molto interessanti. Beh, a parte la dieta di Valerio, che non è credibile comunque, dobbiamo essere onesti, nel senso che c'è proprio la cosa meno credibile è la dieta di Valerio, che adesso ci sta sentendo ma non può più commentare. Allora, io vorrei chiudere con gli amici di Diabete Sommerso, innanzitutto confermandovi quello che ha detto Valerio e che credo sia d'accordo anche Gianni, che faremo sicuramente una mail a tutte le nostre scuole, che se i loro istruttori volessero avere questo tipo di informazioni, voi siete a disposizione delle nostre società, e questo ci fa piacere, vi ringrazio io a nome di CDC, come sicuramente farà ora anche Gianni. E poi vi diciamo che siamo disponibili per voi, la trasmissione può essere un vostro canale che potete utilizzare come volete, anche nel proseguo della vostra attività, per pubblicizzare qualsiasi cosa, magari collegandosi da Ivano direttamente quando sarete là, perché no? Trovare magari un modo di fare un collegamento in diretta da Favignana potrebbe anche essere una cosa carina. Volentieri. Noi a ottobre, Ivano non l'ha detto, ma noi a ottobre saremo da lui. Quest'anno abbiamo organizzato la settimana blu, e la settimana blu di Diabete Sommerso 2021 sarà a Favignana, alla subacqueria, quindi anche bene. Per chi magari ha il diabete
ma ha già il brevetto e, faceva, e fa come si faceva una volta, zitto, non dire niente, segreto, no no, uscite allo scoperto, venite con noi e magari venite a provare il protocollo, a fare immersione con noi e vi toccherà anche conoscere Ivano, ecco, che non è poco. Vabbè, non è poco. Va bene, i saluti li faccio fare da Gianni, che è un po' il padrone di casa di Massi DC, dai, visto che è entrato dopo, gli do l'onere di fare, l'onere e l'onore di fare lui i saluti a tutti quanti gli ospiti. Ma non so se è un onere, è sicuramente un onore, ospiti di questo calibro che si occupano delle persone che hanno qualche disavventura data dalla vita, è sempre un piacere avere qualcuno che gli possa portare un sollievo e un'opportunità. E che dire, grazie ancora e speriamo di averli ancora con noi, così come ci auguriamo di avere Ivano, e perché no, è molto probabile che a Favignana ci siamo anche, come si dice, al di là, sperando che la subacqueria ci possa ospitare, perché abbiamo già in programma diverse cose da fare a Favignana, c'è qualcosa anche in ottobre, non ricordo in questo momento se sono già programmate le date, ma è molto probabile che io sarò lì in occasione di del loro lavoro che faranno con Diabete Sommerso. E saluto tutti e grazie per quelli che ci hanno ascoltato e per fortuna che ci siete, grazie ancora. Allora, Valentina, grazie mille, buona serata a te e alla prossima. Grazie a voi, grazie Andrea, mille, grazie, è stata mille. Una bellissima opportunità. Andrea, grazie mille anche a te, è interessantissima. Grazie, caro. Relativa soltanto agli istruttori. Il nostro tecnico scientifico, che all'inizio ha avuto un po' di problemi, ma perché lui è un tecnico scientifico, non è un tecnico informatico, quindi è assolutamente giustificato. Grazie mille Giovanni Careddu. Grazie. E vabbè, Ivano Rovere, mi tocca salutarlo, praticamente l'ho già avuto in trasmissione 3-4 volte, insomma, ormai Ivano è un'abitudine. Grazie a tutti, buona serata, ciao, ci vediamo settimana prossima, puntata numero 50. Settimana prossima, una grande sorpresa in arrivo. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata, grazie. Ciao, buona serata. Ciao.